Ciao ragazze, ciao ragazzi. Come potete vedere qui alle mie spalle c'è il mio amato ventilatore perenne. Io praticamente dove faccio un passo io c'è il ventilatore attaccato, non posso vivere senza, mi farà certamente male, ma io soffro terribilmente il caldo. Sono una di quelle poche persone, forse, che odiano l'estate e vorrebbero tanto l'inverno e non capiscono perché deve esserci l'estate. Va bene, torniamo a noi. Questo è un video con questo sottofondo rumoroso, ma purtroppo devo registrare così e in casa mia ci sono sempre dei rumori di sottofondo perché dalle mie parti c'è sempre dei lavori. Prima c'è stato i lavori in casa dai vicini, poi i vicini l'altri hanno incominciato, poi c'è stato sotto che stanno incominciando ad aprire un cantiere di non so per quale motivo e infine c'è, non per ultimo, mi sto mettendo comoda, scusate, ora si è, cioè, è passato per fare asfaltato la strada nuova, quindi cioè, casa mia è sempre un casino. Questo è un video dei prodotti finiti. Questi non sono tantissimi perché io sinceramente con sto caldo uso poco e niente e quel poco ne uso poco. Perché proprio non sopportando il caldo, io sono un tipo molto caliente, no. Sudo tanto, ragazze, io bevo tanto, sudo tanto, quindi anche se mettessi qualcosa, in 2 secondi netti la mia pelle lo spurga perché fa talmente caldo. Poi io che sono all'ultimo piano di casa mia, proprio sotto il tetto, cioè, ragazze, se non avessi il ventilatore probabilmente morirei. Allora, andiamo dalle cose più che si finiscono con più ricorrenza, ovvero le salviettine della Lidl. Queste sono delle Isere. Mi piacciono un sacco, mi ci trovo bene, soprattutto perché sono comode, le trovi sempre, li metto ovunque praticamente, così almeno ce l'ho sotto mano e costano poco e sono anche belle da vedere, diciamo. Poi ho terminato queste salviette delicate, intime delicate. Mi è venuto in mente, ragazze, oggi proprio non ci sto. Do un bacione a Roberta, che ovviamente è in collaborazione con lei questo video, ovvero Life in Colors. Mi raccomando, il canale lo trovate qui sotto. Lei vi dà molto più soddisfazione di me nel consumare prodotti. Io, essendo poi. La differenza è che lei, giustamente anche lei l'ha detto, essendo in famiglia, quindi sono 4 persone a finire i prodotti, a utilizzarli, io sono da sola, la maggior parte delle volte il mio ragazzo scende, come sapete, nel weekend dalla Francia, quindi praticamente è impossibile per me terminare un prodotto in poco tempo, ecco, ci vuole un po' di tempo, ecco. Ritornando a noi, ho terminato queste che erano nella mia borsa, le salviette intime delicate prese quelle in quei negozietti tutto un euro, nulla da dire, la mia cincia allegra ha provato, diciamo. Poi ho terminato, sono piene d'aria ragazze, cioè sembrano piene ma vi assicuro che sono vuote. Ho terminato queste Laurelle Laurella salviette struccante. Io queste le utilizzo come step da struccaggio, cioè nel senso mi strucco il più grande con le salviette, poi utilizzo i vari prodotti, quindi lo struccante occhi, il detergente, latte detergente se c'è bisogno, l'acqua micellare, eccetera, eccetera. Ultimamente sto utilizzando un latte detergente che mi fa veramente angoscia e quindi avete presente tipo, sì, dovrei struccarmi, ma mi sa che uso il gel detergente, perché è proprio veramente pessimo, però vedrò comunque di. Lo sto utilizzando, cerco di utilizzarlo, solo che questi mesi estivi, come ho già detto, i prodotti sono veramente pochi quelli che riesco a usare. Comunque nulla da dire, mi piaciucchiano, sono viso, occhi, labbra, non ho avuto nessun problemi di bruciore o altro, sono senza parabeni e queste le prendo solitamente alla Coop a meno di 1 euro, quindi sono anche vantaggiose, sono 20 salviette se non sbaglio, sì. Le prendo spesso perché, sapete, a me piace fare scorta, li trovo lì, infatti ho finito quasi tutte le scorte.
Poi ho terminato nella cura dentale questo colluttorio della Smaltosan, colluttorio sensitive con fluoro e senza alcol. Da quando appunto mi avete detto che non è, diciamo, buonissimo utilizzarci, guarda i capelli che bello, che sembra che c'è il vento. Non è buonissimo utilizzare, dicevo, l'alcol nel colluttorio. Sto prendendo tutti i colluttori senza alcol, solo che questo fa veramente angoscia, non lo prendete, si trova, cioè a me non piace, quindi dipende da voi, io ho gusti veramente forse strani. Io ho utilizzato, l'avevo preso all'Ipersop, era in offerta, 500 ml, non mi piace, mi sapeva dello stesso colluttorio che usano quasi dai dentisti, che hanno quel gusto strano, mezzo dolce, non mi è piaciuto proprio per niente. Poi ho terminato, cioè in teoria terminato è un parolone, perché ce l'ho di là, però butto la ricarica del Vidal, questo ha un odore pazzesco, buonissimo, della Allergan. Mi sono pentita amaramente di non averne prese più buste, perché io l'avevo presa a 99 centesimi, mamma dobba, ma a me piace da morire questo profumo, che qualcuno mi dica anche che non è questo profumo che danno all'Argan, perché alla fine io ho annusato, non dico l'olio d'Argan, però ho usato un bagno schiuma bio che doveva avere la profumazione d'Argan, ma non mi piaceva. Questo, che non è assolutamente bio, mi piace da morire. A me piacciono queste profumazioni non bio d'Argan, diciamo, perché comunque sono saponi per mani, bagno schiuma, su quelli non ci faccio caso. Ottimo, ottimo veramente. Se li troverò in offerta a 99 centesimi, come mi era stato, come avevo avuto l'occasione di prenderlo, ma ahimè non ci ho pensato, lo prenderò sicuramente delle tante buste, perché comunque sono, diciamo, economiche, ecologiche tra virgolette, perché vai a prendere una busta e non di nuovo la confezione di plastica, che per me non capisco, perché tanto comunque è sempre plastica anche questa, però vabbè. Forse ce n'è di meno rispetto a una confezione, non lo so. Ho finito lo shampoo, questo, della Monoprix Bio. Questo l'avevo preso in Francia quando sono andata, ho fatto scalo Londra, Francia, Londra, Londra, Francia. E aveva l'estratto di tiglio e aloe vera, era molto liquido, diciamo, e non faceva tanta schiuma, però mi ci ero trovata bene, era molto delicato e niente, 200 ml comunque sia, sì, potrei chiedere al mio ragazzo di prenderlo, ma prima che il mio ragazzo faccia qualcosa posso anche lasciar stare, anche perché comunque sia giustamente lui lavora, non è che gli posso dire scusa, mi vai un attimo al supermercato e comprami lo shampoo, mi direi potrei anche farlo, però potrei anche chiedergli di riprenderlo, perché mi ci ero trovata discretamente bene, niente da ridire, in più non costava nemmeno tanto. Poi ho terminato questa maschera ai sali del Mar Morto della Montagne Jeunesse, era uno di quelli di carta. Anche adesso io vorrei davvero, perché ne ho tante, vorrei utilizzare le maschere viso, ma non ce la faccio, ragazze, cioè, avete presente che già la mia faccia è una maschera di sudore, ci manca che mi ci appuccio qualcosa. Questa non mi è piaciuta per niente, so che Francesca, per esempio, ovvero Beauty Secret Franci qui su YouTube, vi lascio sempre i riferimenti qua sotto, si era trovata discretamente, a me invece bruciava proprio il viso, ma sapete che proprio bruciava, che i 5 minuti non sono riuscita a tenerla, a 3 minuti ero già, no basta, me la levo, me la sono tolta, sapeva quasi di un odore che non so se i sali del Mar Morto sanno di ammoniaca, ma a me mi veniva in mente l'ammoniaca, e non era scaduta perché l'avevo presa da poco, e discretamente da poco, e no, non la riacquisterei, sinceramente non la riacquisterei. Dava un effetto tensore molto, perché dopo avevo la faccia tipo tirata molto, mi sembrava reattiva quasi, ma non la riacquisterò. Poi, sempre cura dentale, ho finito due dentifrici, ovvero questo. Allora,
Questo che è l'acqua fresh, che è uno di quelli che penso in tutte le case italiane ci sia un'acqua fresh, perché comunque sono economici, 99 centesimi, li trovate spesso anche in offerta, quindi si prendono così, nulla da ridire. Questo invece è il famoso Parodontax, quello in versione originale, diciamo, con la scritta rossa. Sono stata l'unica a utilizzarlo, quindi ci ho messo un bel po' per finirlo. Non lo so, io sinceramente non l'ho vista questa differenza con gli altri dentifrici, a parte il gusto, che il gusto, vabbè, lo sapevo già, ero già preparata psicologicamente a incontrare un dentifricio che non è solito normale, nel senso i dentifrici sanno solitamente di menta, questo è salato. Quindi ero, diciamo, prevenuta, lo sapevo già. Però non mi ha dato l'effetto che speravo per le mie gengive, non ho visto nessuna differenza, quindi non lo so, probabilmente comunque lo alternerò se lo troverò in offerta, perché sinceramente per me 3,5 euro, quasi 4 di dentifricio sono troppi per me da dare a un dentifricio, soprattutto se non ne vedo sostanzialmente nessuna differenza, ecco. Ero curiosa di provare il nuovo Hermès Edex Est qualcosa, vabbè, qualcosa con la E, che però anche quello costava in offerta 2,99 euro, ma non ero convinta perché oramai tutti dicono sensibili, denti sensibili, ma boh, dovrei provare il BioRepair, ho sentito parlare bene anche di quello. Se avete suggerimenti per le gengive sensibili, indicate qua sotto che io proverò, tenterò almeno la fortuna. Soprattutto perché comunque questo dopo un po' mi mancava il sapore di menta, mi manca il sapore di menta, mi dà un effetto quasi, mi sembra quasi che siano più puliti, non lo so perché menta uguale più pulito, non lo so. Poi cioè, ci ho messo 2 minuti solo per parlare del dentifricio. Ultime due cose. Ho tenuto anche la scatola apposta, il mio ragazzo ha finito questa, ovvero la crema nutriente viso al burro di karité della Omnia Botanica. Gliel'avevo regalata a Natale, quindi fatti da dicembre che la sta usando, l'ha finita più o meno all'inizio di prodotti finiti di giugno, quindi più o meno all'inizio di giugno l'ha finita questa. E gli è piaciuta quasi più di quella che gli avevo preso l'anno scorso al Cosmoprof. E che io ho ricomprato tra l'altro, che è quella di non mi viene in mente la marca, vabbè, Antica Erboristeria, una cosa del genere, qualcosa che ricorda questo nome. Solo che avevo trovato questa in offerta, regali in offerta, va bene, lo faccio anche a Natale, faccio sempre io che prendo le cose in offerta. Avevo trovato questa in offerta, in più è bio comunque sia. E il fatto che riesca in qualche modo a influenzare anche la sua di routine non è male. Comunque la confezione è questa qua, se la volete trovare, ha detto che è molto nutriente. Io gliel'ho data a lui perché, essendo che appunto i maschi si radono spesso, poi lui è sempre lavorando fuori per strada, è sempre quindi sotto le intemperie, sotto il sole, sotto tutto il resto, allora gli serve proprio qualcosa di nutriente. Già secondo me, per me, in questo periodo soprattutto, ma anche verso dicembre, per me sono troppo ricche le creme, cioè sì che a volte ho bisogno di nutrizione e magari verso i mesi più freddi se ne sente un po' di più, ma non così tanto, ecco. E questa era molto nutriente, almeno lui comunque si è trovato benissimo perché ovviamente ne aveva bisogno per il viso. Queste mi sembrano siano quelle confezioni, no, che non ti danno il campioncino, non mi ricordo, vabbè, comunque da buttare, è inutile che la metto dentro, va. Ultimo prodotto è un prodottino di make up fra parentesi ed è questo trattamento allungante delle ciglia della Kiko, acqua fresca. Soldi non li spendete, sinceramente, almeno io ho sentito che molte si sono trovate bene, come recensioni si sono trovate bene come prodotto, a me non mi ha fatto niente. Io lo utilizzavo, ma
ve lo giuro, mi sembrava di bagnare solo le ciglia e basta, non mi ha dato nessun effetto e sinceramente non lo ricomprerò, proprio no. Bene ragazze, questo era tutto, scusate per la faccia malandata, ma il trucco è di stamattina e sono le 3 quasi. Poi scusate per il rumore varie, per il ventilatore. Quest'estate Deborah sarà così. Quest'estate nel canale Sproloqui di Deb troverete sempre lui. Non so, diamogli un nome a sto punto perché tanto sarà sempre dietro di me. Io vi mando un grosso bacio, vi invito ad andare a vedere Roberta che sicuramente ha finito molti più prodotti di me. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!